Noi sappiamo benissimo che questo campionato è formato da 13-14 squadre organici sulla carta che possono giocare se la giocano con tutti, quindi voglio dire è un campionato, è un girone, soprattutto questo girone è un girone molto equilibrato e quindi si può arrivare molto in alto ma si può arrivare anche molto in basso. L'importante è essere molto attenti e affrontare tutte le partite come partite importanti e come devono essere viste. Adesso parlare di favoriti o no ma non è così importante. L'importante è affrontare la partita con la giusta mentalità, con la giusta attenzione, come faremo sicuramente. E la squadra ha lavorato bene. Come io faccio il tecnico, voglio dire, dovrei rispondere per forza. Credo che abbia lavorato bene, ha lavorato con intensità. Abbiamo, appunto, durante questa mia gestione, la seconda settimana di lavoro, perché poi due settimane no, abbiamo giocato sia in campionato sia in coppa e quindi abbiamo preparato, non sono state settimane tipo, se così si possono chiamare, e quindi abbiamo fatto una buona settimana di lavoro e quindi credo che abbiamo l'esigenza di diventare squadra nel minor tempo possibile. E lavoriamo per migliorarci, quindi io credo che abbiamo degli ottimi attaccanti e dobbiamo lavorare appunto quello che dicevo prima sui dettagli per cercare di migliorarci. Beh, abbiamo giocato 3 settimane, abbiamo giocato 3 settimane tante volte, abbiamo speso tanto dal punto di vista cognitivo, quindi sicuramente qualche variazione ci potrà essere. Ma io i nomi non ne faccio, ma no perché ancora magari voglio tenere ancora 4-5 calciatori col dubbio che domani possono giocare o no, ma non perché per qualcosa, non c'è nessun segreto. È proprio perché c'è una sana competizione, si allenano tutti bene e questo è un aspetto importante. La squadra si allenano tutti bene e quindi mi mettono in difficoltà. Credo che noi dobbiamo abbinare l'esperienza alla gioventù, nel senso che comunque i giocatori bravi o sono giovani o sono esperti giocano sempre e gioca sempre chi dà ampie garanzie. Ampie garanzie, ma in questo gruppo vi dico la verità, ci sono giocatori che danno sempre delle ottime garanzie, anzi, è un gruppo molto importante a mio avviso, che deve lavorare, come ho detto, più dobbiamo lavorare come stiamo facendo sui dettagli, ma questo è un aspetto secondario, no, secondario, è un aspetto primario, però il gruppo è molto importante e delle scelte in 4-5 ruoli veramente un tecnico sta in difficoltà perché è difficile scegliere perché tutti si allenano bene.